Ok, abbiamo la pittrice del crudello. Proprio sì, sono chiudi, ok. Allora la prendiamo al volo l'amica Sara Guerrini, che tra l'altro ha dipinto vari pali in varie piazze, cioste, quintane d'Italia, ma qui a Piancastagnaio alcuni anni fa ha fatto il premio per la stabacchetta, quest'anno il Cupello, per cui è un'emozione unica. Molto, molto, sicuramente è un'emozione molto grande, questo perché quando lo fai per la tua contrada, anzi nemmeno per la contrada, per il proprio diciamo comune, è qualcosa che ha un in più. Ovviamente farlo per, come hai detto te, per altri pali è comunque una grande soddisfazione e sempre una responsabilità, ma in questo caso è qualcosa di speciale. Quando ho presentato a Stabacchetta stavo fatto in questa piazza e presentare un, io non lo chiamo premio, un riconoscimento. È qualcosa di veramente speciale. Questo perché il palio, chi lo vede dall'esterno pensa che sia fatto solo di una corsa. In realtà è la passione e l'impegno delle contrade. Quindi quelle che noi chiamiamo premi in realtà sono riconoscimenti a tutte quelle persone che danno vita a questo, che lo rendono possibile. Quindi prima Stabacchetta, ora il Cupello, per me è un onore farlo assolutamente ed è un premio che va non solo al corteo storico, ma alla bellezza di tutto ciò che è la passione e l'impegno di tutti i contradaioli che amano il palio. Ti sei lasciata andare, ho fatto per la mia contrada, però il Cupello sarà assegnato il 10 settembre. È vero, forse una speranza recondita al primo premio ci è andato, vorrei, desiderei che ci andasse anche questo, però non si può avere tutto, c'è sempre il palio, quindi in realtà la speranza è anche dall'altra parte. Poi è vero, sono di parte, in questo non sono politicamente corretta, però penso che sia normale. Tra l'altro vogliamo ricordare anche tuo babbo, che lui ha dipinto anche il palio che ha Piancastagnaio. In che anno io non me lo ricordo. Il primo palio del 79 è stato vinto appunto dalla mia contrada, ne ha fatti quattro, quindi spererei un giorno di continuare questa via di famiglia, sarebbe chiudere un ciclo fondamentalmente, perché ripeto, sono riconoscente a quelle manifestazioni comuni che mi hanno dato la possibilità di dipingere i loro drappelloni. Qui per me sarebbe veramente un nodo sul cuore farlo, spererei che un giorno ci sia questa possibilità. E dovete sapere che la Sara è stata così carina che un anno ha realizzato, ha dipinto anche la pergamena d'autore del premio del miglior cavaliere dell'anno, per cui si è immersa anche nel mondo delle giostre e delle quintane. L'ho conosciuto qualche anno fa a San Secondo Permense vincendo il bando e devo dire che è un mondo che finché anche lì non c'entri dentro in realtà non lo si comprende. È diverso sicuramente come tipologia di gara, ma non è diverso per quella macchina che c'è dietro, quindi per tutti gli sforzi delle persone, della cura e dell'amore del cavallo. Va bene, allora ti ringraziamo anche perché devi andare alla stalla, per cui grazie e... Un lato antiverso, grazie, bene. Ta-da! Noi ci vediamo con Brontolo, eh! Bene, ciao ciao! Grazie. Grazie.